È arrivata lui. Draghi, Putin, telefonato su negoziati e forniture di gas. Si sono telefonati per 45 minuti. Prima ha chiamato Draghi, poi è caduta la linea e allora ha richiamato Putin. Già lì si rideva perché gli abbiamo fatto capire che abbiamo anche finito il credito sul cellulare. Ma poi però Putin gli ha spiegato bene che accetterà solo il pagamento del gas in rubli. Noi paghiamo la banca di Gazprom in euro, lei li converte in rubli e ci aprono i rubinetti. Però lì è iniziato il marasma perché Draghi poi in conferenza stampa non è stato chiarissimo. Guardiamocelo un attimo insieme, fammi un po' vedere. Vai Draghi, spiegaci. Vi riferisco le parole del presidente Putin. Si riferisce. I contratti esistenti rimangono in vigore. Sì. Le aziende europee, e ha rimarcato più volte il fatto che questa è una concessione, non ho capito bene, comunque un regolamento si applica solo alle aziende europee, solo ai paesi membri dell'Europa, le aziende europee continueranno a pagare in euro o in dollari. In euro o in dollari, però, sì. Però quel che ho capito, ma ripeto posso non sbagliare, sì, è che la conversione dal pagamento in euro o in dollari a rubli è un fatto interno alla Federazione Russa. Questo è quel che ho capito. Questo è quel che ho capito. Sì, e che cosa esattamente? Mi posso anche sbagliare. Ma speriamo di no, insomma, che cosa ha capito? Allora. Sì. Questo è quello che ho capito. Sì, non lo dica. Allora noi. Sì. Gli diamo il gas. No. 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 E lui ci paga in lire. No. No, no, no. Io questo è quello che ho capito. Ho capito, ma non è. No, quello sicuramente no. Cioè, noi. Lui noi ci gli dà... diamo dei. Lui ci dà dei dollari a rublo. No, 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 no. È complicato, è un fatto interno di gente che ci capisce. Ho capito, ma lei dovrebbe... Che dice quelle parole difficili. Quali? IBAN. No, ma questa... Vabbè, scusate. La barzelletta però finisce qui. È quello che ho capito. Vabbè, l'unico che non ha capito la barzelletta è Draghi. Draghi, ma come non è che... Io mi chiedo come... Sono monete, valuta, numeri, è la tua materia. Tu dovresti sapere la marcia questa qui, eh? Non è che ti ha parlato di ok su ghiaccio. No! Ma Draghi non era un genio. Boh! Voi, adesso mi viene un dubbio. Non è che quando ha detto whatever it takes voleva dire alla cazzo di cane? Noi... No, no, ma povero Draghi. Io capisco, no? Noi in Italia avevamo solo una carta vincente per convincere Putin, ma purtroppo ci è andata male. Russia, il retroscena di Caracciolo. Berlusconi ha provato a chiamare Putin, ma non gli ha risposto. Ma come non gli ha risposto? Ma guardali lì, guarda come stavano bene i due oligarchi insieme. Ah no, no, che cazzo dico? No, scusate, Berlusconi non è un oligarca, ci mancherebbe. Per essere oligarca, ragazzi, devi avere dei requisiti ben precisi. Non lo dico io, l'ho stabilito l'Ucraina con una legge fatta apposta per decidere chi punire. Ora, ditemi un po' cosa c'entra Silvio con una descrizione così. Allora, definizione di oligarca, legge ucraina numero 5. Ok, uno, deve partecipare alla vita politica. Deve avere posizioni dominanti in settori dell'economia. Deve possedere più di 85 milioni di dollari. Deve avere attività importanti nei settori dei media e delle comunicazioni. È lui. Me. No. Ci manca solo, deve averci un vulcano in giardino. E poi c'è tutto. Vabbè, ma non chiamiamolo oligarca, dai, chiamiamolo miracolo della natura. Perché Marta Fascina aspetta un figlio da Berlusconi, Forza Italia smentisce, da Arcore nessuno commenta l'indiscrezione su una presunta gravidanza. Io, ragazzi, posso dirvi che mi auguro che sia vero. Ma no, ma perché è una cosa bellissima. A qualunque età, 85 anni per avere un bambino, non è tardi. Puoi ancora gattonarci insieme.
Certo, poi uno dei due si alza e molla il ciuccio, però lo puoi fare. Guardiamoci.